Buongiorno e buon inizio di settimana da buongiorno con noi la rassegna stampa del TG Noi eh, dagli studi appunto del nostro TG. Eh, lunedì 6 ottobre, nottata trascorsa in maniera tranquilla in provincia eh, di Lucca e quindi andiamo a vedere eh, le notizie principali, le prime notizie principali che sono comparse sui quotidiani, sulla stampa eh, locale questa mattina. Eh, iniziamo dalla eh, prima pagina del Tirreno, in questo caso è l'edizione di Viareggio e come vedete c'è eh, la cronaca in eh, primo piano purtroppo con notizie sicuramente non belle anzi tragiche. Scivola dal tetto, muore a 29 anni, era il figlio del capo dell'anticrimine della polizia di Viareggio, un eh, giovane era salito sul tetto dell'abitazione per sistemare eh, un'antenna e purtroppo è scivolato, eh, ha perso, perso l'equilibrio è scivolato a terra ed è morto. E, ed ancora in basso un'altra notizia di cronaca eh, che abbiamo riportato nel nostro Tg di ieri sera: battuta di, da, di caccia finita in. Tragedia: noto commerciante di Camaiore cade in un dirupo e perde la vita. È precipitato in un dirupo mentre stava cacciando sulle colline tra Nocchi e Torcigliano. A trovare il suo corpo, ormai senza vita, è stato il figlio. È morto così Arturo Pedonese, 77 anni, notissimo commerciante di Camaiore. Una notizia che ieri ha destato molta impressione non solo a Camaiore ma in tutta la Versila perché Pedonese era veramente un commerciante molto conosciuto. Eh, è stato anche il servizio di apertura di ieri sera del Tg Noi e quindi ve lo eh, riproponiamo eh, per eh, appunto approfondire questa notizia. Vediamo. Era a caccia nei boschi di Camaiore, sulle colline tra Nocchia e Torcigliano, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio, forse per un malore, forse accidentalmente, ed è caduto in un dirupo battendo la testa. Arturo Pedonese, 77 anni, commerciante molto conosciuto a Camaiore, ha perso la vita mentre era impegnato in una battuta di caccia con il figlio ed un amico. È stato proprio il figlio a dare l'allarme sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Camaiore, l'automedica e i carabinieri, ma per Pedonese non c'era più niente da fare. Per il recupero è stato necessario anche l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino di Querceta. L'uomo era molto conosciuto, poiché titolare di una bottega da calzolaio in centro a Camaiore. Quindi questo è il servizio che abbiamo dedicato a questo fatto di cronaca. Continuiamo a leggere la prima pagina dell'edizione via Regina eh, del Tirreno che poi è anche ehm, l'edizione nazionale. Sapete che il Tirreno correda con notizie locali la prima pagina. Eh, di ogni eh, proprio fascicolo locale. Andiamo a leggere questa, questa notizia eh, sulla, sulla spalla destra del quotidiano, record disastri per la Toscana, 247 paesi colpiti. Eh, si tratta di calamità dichiarate, unica consolazione le agevolazioni. Una notizia eh, che ci riporta al, al fatto che il territorio della nostra regione è particolarmente fragile, che c'è un cambiamento indubbiamente nelle condizioni climatiche perché negli ultimi anni si sono frequentemente ripetuti eh, eventi calamitosi dal punto di vista soprattutto alluvionale, eh, anche in estate, inutile stare a ricordare anche quello che è successo da noi, eh, anche recentemente eh, durante l'estate e i primi giorni eh, dell'autunno, eh, dobbiamo fare i conti continuamente con un territorio che è uno dei più fragili in Italia dal punto di vista idrogeologico. Passiamo alla eh, prima pagina del fascicolo locale della Nazione di Lucca, eccolo qua c'è un'altra notizia di cronaca in eh, primo piano, aggredito mentre va in ufficio, questa è una notizia che si riferisce ad Alto Pascio. Leggiamo insieme, Il dipendente comunale è salito nel parco da due sconosciuti. Ma li mette in fuga Il, la notizia, l'articolo è di Massimo Stefanini. Tempi duri anche per chi fa una semplice passeggiata di sera o si sta recando al lavoro al mattino presto. Troppi balordi e disperati in giro e si rischia di essere aggrediti per un nulla. Era accaduto giovedì verso le 21 ad un giovane di Porcari aggredito sul prato fuori. Dal eh, baluardo San Salvatore, qui si parla della notizia di Lucca di un paio di giorni fa, aggredito da una 39 che ha finto di sentirsi male e poi l'ha ferito alla testa e rapinato, è stato poi arrestato dalla polizia. Stavolta è toccato ad un dipendente comunale di Altopascio, ha salito alle 7 di mattina nel parco lungo il tragitto tra la fermata del bus e l'ufficio, ma l'uomo eh, però ha eh, saputo reagire. In sostanza si tratta di. Eh, due persone spuntate all'improvviso da dietro un cespuglio che eh, lo hanno assalito per strappargli lo zaino che si stava portando eh, dietro, che stava eh, praticamente portando. Ma lui il, il, il dipendente comunale ha saputo eh, reagire in maniera inaspettata probabilmente per i rapinatori e ha resistito con forza eh, mandando a gambe all'aria, eh, c'è scritto nell'articolo, gli aggressori, forze straniere che comunque si sono dati alla fuga. Quindi ancora una notizia di cronaca, un tentativo eh, di rapina anche in questo caso, stavolta però sul territorio comunale di Alto Pascio. Eh, ancora eh, di fianco sulla destra un'altra notizia, incidenti, la Jeep si ribalta, ferita coppia, altri scontri altri incidenti che si sono verificati nelle ultime ore in provincia di Lucca. Eh, L'incidente della Jeep è avvenuto sul territorio comunale di Lucca e anche a questo fatto eh, ieri sera abbiamo dedicato un servizio nel nostro TG. Andiamo a rivederlo insieme. Era sulla Jeep al fianco del marito in una difficile salita che porta al passo di Dante quando il mezzo si è ribaltato. Una donna di 47 anni di San Giuliano Terme FL le iniziali è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica a Santa Maria del Giudice. Marito e moglie erano impegnati in un difficile fuoristrada quando per cause al vaglio dei carabinieri di San Lorenzo Avaccoli la potente Jeep si è ribaltata. L'uomo ne è uscito praticamente illeso, la donna invece ha riportato una brutta ferita ad una gamba e altri traumi. I medici dell'ambulanza della misericordia di Lucca, intervenuta sul posto, ne hanno deciso il trasferimento urgente all'ospedale di Pisa e così sul posto è stato chiamato l'Elisoccorso Pegaso. Vista la zona impervia, gli uomini del soccorso alpino sono stati calati sul luogo dell'incidente e dopo averla posizionata sulla barella, l'hanno trasportata fino all'ambulanza che ha raggiunto il campo sportivo di Santa Maria del Giudice. Da qui il Pegaso si è alzato in volo verso l'ospedale Cisanello. Avete visto le immagini appunto della Jeep che si è eh, ribaltata. Sempre nella prima pagina della Nazione di Lucca andiamo a leggere un'altra notizia e vi posso dire che si tratterà di un evento che eh, seguiremo eh, anche noi con le nostre telecamere eh, per un servizio eh, nelle edizioni del TG Noi di domani. Il grande giorno di Alex diventa diacono. La cerimonia oggi alle 18 in cattedrale a Lucca poi eserciterà a Castelnuovo. Si tratta di Alex Martinelli di Gorfigliano, leggiamo il pezzo che gli ha dedicato Dino Magistrelli. Oggi alle 18 nella cattedrale di San Martino l'arcivescovo Monsignor Italo Castellani ordina eh, diacono Alex Martinelli di, Gorfigna, di Gorfigliano, entrato in seminario a 19 anni dopo aver conseguito il diploma di geometra al Campedelli, sempre di Castelnuovo. Tanti parenti, amici e conoscenti che dalla Garfagnana scenderanno oggi a Lucca con alcuni pullman per la cerimonia, a cominciare dalla parrocchia dei Santi Giusto e Clemente di Gorfigliano, da Castelnuovo, dove Alex verrà ad esercitare il ministero di diacono fino all'ordinazione di sacerdote, ed infine arriveranno anche da Cascio, il paese di nascita del papà. Invitando i parrocchiani di Castelnuovo a partecipare alla cerimonia a Lucca, Monsignor Gianfranco Lazzareschi ha affermato: "La venuta di Alex tra di noi a Castelnuovo dopo l'ordinazione a diacono è un dono che il Signore ci fa e che noi dobbiamo accogliere con riconoscenza e gratitudine. Rivolgiamo le nostre preghiere perché lo Spirito Santo colmi dei suoi doni il giovane neo diacono e tutta la Garfagnana. Gorfigliano da oltre 40 anni aspetta" che un suo giovane diventi sacerdote, quindi pensate che sono passati 40 anni ehm, dall'ultimo sacerdote eh, originario di Gorfigliano. L'ultimo appunto fu Don Mario Tucci, ordinato sacerdote nel 1971 e oggi parroco di San Giacomo a Carrara nella diocesi di Massa. Eh, quindi, un evento sicuramente atteso e importante per tutta la diocesi di Lucca. Ve lo ricordo oggi alle 18 nella cattedrale di San Martino, con una cerimonia che rimane suggestiva, quella eh, di un, per l'ordinazione anche di un diacono, ma che però eh, si vede sempre eh, più raramente nelle chiese eh, della nostra diocesi. Tra l'altro. Eh, ricordiamo, eh, facciamo accenno anche al fatto che da diversi anni anche nella diocesi di Lucca c'è un eh, grave eh, problema eh, per le vocazioni dei sacerdoti, eh, però sembra che eh, siano di nuovo eh, in aumento questo tipo di vocazioni, perché in seminario attualmente a Lucca, al seminario di Tre Cancelli, sono ospitati 19 eh, seminaristi. Pensate che negli anni scorsi si era scesi anche a 6-7 seminaristi e basta in quell'edificio grandissimo costruito negli anni '30 che potrebbe accogliere appunto centinaia di persone, che effettivamente nei decenni scorsi ha accolto tantissimi giovani. Adesso però eh, sono 19, c'è da, da dire che eh, provengono anche dalla diocesi di Pescia, che non ha spazi sufficienti per accogliere i propri seminaristi. Quelli di Pescia vengono a Lucca. Eh, comunque, complessivamente, appunto 19 seminaristi: quasi eh, il segnale di un'inversione di tendenza. Eh, vi ricordo quindi l'ordinazione a diacono di Alex Martinelli di Gorfigliano, oggi alle 18 la cerimonia nella cattedrale di San Martino. Eh, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma rimanete con noi perché eh, nella prossima parte della trasmissione parleremo eh, della questione della vendemmia eh, di quest'anno eh, e dei problemi riscontrati per quanto riguarda l'uva a causa eh, del tempo particolare che c'è stato eh, questa estate. Ci vediamo tra pochissimo.